Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi éclair. Letteralmente dal francese significa lampo, fulmine. Sono dei dolcetti talmente buoni che si mangiano in un attimo. Li inventò il più grande pasticcere di tutti i tempi, ossia Antonin Carême, nella prima metà dell'Ottocento. Questi dolci veramente erano fantastici e in pochissimo tempo divennero diffusi in tutto il mondo. Oggi vediamo insieme una nostra versione al tè matcha e vediamo come si prepara. Per l'impasto dei nostri deliziosi éclair ci serviranno 100 g di farina 00, 80 ml di latte fresco intero, 80 ml di acqua, 70 g di burro, 2 uova grandi oppure 120 g in totale e un pizzico di sale. Per prima cosa mettiamo in un pentolino l'acqua, il latte, il sale e il burro. Poi al tutto facciamo raggiungere l'ebollizione. Raggiunta l'ebollizione spegniamo il fuoco, poi aggiungiamo tutta la farina e mescoliamo per bene fino a che il tutto non sarà un bel composto omogeneo. Raggiunta questa consistenza, accendiamo il fuoco, lo mettiamo molto basso, mescoliamo per bene e lasciamo andare al tutto finché sul fondo non si formerà una leggerissima patina bianca. Per circa 2-3 minuti, ragazzi. Formatasi la pellicola sul fondo, non ci rimane altro che trasferire l'ottenuto in una boule bella capiente di vetro e lasciare il tutto raffreddare lì dentro per circa 2-3 minuti. Dopo i 3 minuti di riposo prendiamo le nostre uova e, aiutandoci con una forchetta, le sbattiamo per bene. Molto bene. A questo punto le aggiungiamo al nostro composto poco alla volta. Mescoliamo molto delicatamente in modo che si assorba alla perfezione e aggiungeremo la seconda parte quando la prima si sarà ben assorbita, finché non finiremo tutte le nostre uova. Noi abbiamo aggiunto ancora mezzo uovo al nostro composto perché evidentemente la nostra farina ha assorbito troppi liquidi. Come potete vedere, cari ragazzi, abbiamo la nostra teglia bucherellata e l'altra nostra, ovviamente adatta per fare bignè ed éclair, sempre bucherellata però fatta in silicone. Abbiamo riempito tutta la nostra sac à poche con la pasta choux e adesso andiamo a formare delle strisce di 10 cm. Continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto. All'uovo rimasto abbiamo aggiunto un cucchiaino di latte e adesso andiamo a spennellare per bene i nostri éclair. Fatto ciò li cuociamo a forno normale, 220 gradi, per un quarto d'ora. Poi abbassiamo la temperatura a 180 gradi, sempre forno normale. Prendiamo un cucchiaio di legno e lo mettiamo tra lo sportello e il forno e continuiamo la cottura per altri 20 minuti. Mentre i nostri éclair stanno cuocendo, vediamo insieme gli ingredienti per la mousse al tè matcha, ossia 250 ml di panna fresca, 250 g di cioccolato fondente, 2 cucchiaini di tè matcha in polvere. Per prima cosa prendiamo un pentolino e ci versiamo dentro la panna e il tè matcha. Fatto ciò li lasceremo andare sul fuoco finché non sfioreranno l'ebollizione. Raggiunta l'ebollizione possiamo aggiungere il cioccolato e mescolare velocemente finché i due ingredienti si saranno incorporati per bene. Fatto ciò, travasiamo il tutto in una boule più capiente aiutandoci con una spatolina. Fatto ciò, prenderemo la nostra pellicola alimentare trasparente e la metteremo a contatto con la nostra crema. Proprio in questo modo. Poi, quando sarà ben fredda, la lasceremo riposare in frigo per un'ora intera, in modo che si assesti per bene. Ecco qui i nostri éclair. Ora li mettiamo su una griglia a raffreddare. Mentre i nostri éclair stanno riposando, vediamo insieme gli ingredienti per la glace al cioccolato, ossia 150 ml di panna fresca,
130 g di cioccolato fondente, 20 g di burro e 2 cucchiai di sciroppo di glucosio. Per chi non avesse visto il nostro video, si guardi per bene il link in descrizione. Per prima cosa mettiamo la panna a scaldare finché non sfiorerà l'ebollizione. Raggiunta l'ebollizione, versiamo la nostra panna calda su una boule contenente il cioccolato e mescoliamo il tutto per bene finché non diventerà un composto omogeneo. Poi aggiungiamo il burro e lo sciroppo di glucosio. Fatto ciò, mescoliamo per bene finché i due ingredienti non si saranno amalgamati per bene e lasciamo il tutto raffreddare finché non raggiungerà la temperatura ambiente. E dopo un'ora di riposo in frigo prendiamo la nostra mousse al cioccolato e la montiamo per bene aiutandoci con le fruste finché non diventerà bella cremosa. Raggiunta questa consistenza molto cremosa, non ci rimane altro che trasferire il tutto in una bella sacca à poche capiente. Ora, con la punta della bocchetta della nostra sacca à poche, facciamo 3 buchi sul fondo di ogni éclair. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. E finalmente, cari ragazzi, siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. E per prima cosa, con la nostra sacca à poche, non ci rimane altro che riempire tutti e 3 i buchi di crema, quella mousse che abbiamo fatto col cioccolato e il tè matcha, finché non finiremo tutti i nostri bignè. Ora non ci rimane altro che bagnare con la glace la parte superiore di ognuno dei nostri éclair. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Infine li lasciamo riposare in frigo per almeno una mezz'ora. E per completare l'opera al tutto aggiungiamo dei pistacchi tritati molto finemente e delle bacche di goji. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ma guardate come sono venuti bene i nostri éclair! Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso ci gustiamo queste delizie di éclair! Favolosi veramente ragazzi! Sono stupendi, c'è questa pasta choux croccante e sottile che si scioglie in bocca, poi arriva questa mousse molto leggera e cioccolatosa, con questo gusto abbastanza marcato di tè matcha, poi arriva questa glassa dolce e veramente cioccolatosa, con tutti questi bacche di goji e questi pezzi di pistacchio che danno un gusto aggiunto all'éclair. Insomma ragazzi, veramente sono stratosferici, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!